Ok Nintendari, benvenuti. Prima di tutto andate nel canale, iscrivetevi e schiacciate sulla campanella per avere tutte quante le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video. Ma ora andiamo. Ok, andiamo a giocare al nuovissimo gioco che ci hanno inviato. Grazie mille per chi ce l'ha inviato e iniziamo a giocarci insieme. Adesso aspettiamo che carichi. Vedo che ci impiega un po'. Ecco, Tecno-Tonordic. Vedete proprio coi nomi, io non ci vado. Questo gioco ha dati salvataggio in automatico, per cui... Ok. Prende una spada, questo eroe, e contro un lupo va a combattere. Due bombe, esce fuori una ragazza. Una ragazza che prova dei pugni grandi, un bel pugno, fuori. Degli scheletri. Sembra un robot, sì è un robot. Un robot con una grossa faccia e una faccia piccola. Strana. Un vecchiettino saggio con il suo bastone trafigge. E una ragazza coi capelli rossi. Tutto fa con le spade e più la bomba a cuore. Un altro personaggio con una maschera misteriosa e dei geroglifici che fa con le dita. Tutti questi stanno combattendo nel gioco che si chiama Battler Clash. Ecco, non l'avrò detto giusto. In italiano ci abbiamo tutte le lingue. Nuova partita, avete visto che bella la grafica con questa manina che scende? Ah, adesso come Star Wars, tolto tempo fa. Si può saltare? Ah, adesso tutto. Sono passati anni da quando... Leggete, tanto ve lo lascio. Giving their wielder the strength to move mountains, as the stories were told. Also left behind was his daughter, Gully. She discovered her father's gauntlets, setting in motion the events that would make her... In alto, infatti, vi fa vedere anche in alto un V con dei numeri, non so cosa significa. Nolan, the wise and mighty wizard, whose tongue is as sharp as his wit. La musica mi piace, già, la colonna sonora che c'è sotto. Ah, vi sta spiegando un po' tutti quanti quali sono i spadaccini e le robe varie. Ma che bello, che bello! Questo gioco lo aspettavo molto, mi era apparso sempre i video e mi dava fiducia di un bel gioco. Infatti noi, che siamo con dei bellissimi giochi, abbiamo tutti, vi ho fatto vedere quest'anno con Nintendo Switch, vi sto facendo vedere un po' tutti i giochi. Intanto già ho ringraziato chi me l'ha mandato questo gioco, ma con quest'anno che abbiamo tutti i giochi vi posso far vedere un bel po' di gameplay e un po' di giochi. Non continueremo tutti perché non riuscirò io tutti a farvi vedere fino alla fine, però magari prenderò la parte, poi passeranno un po', poi riprendo. Vedrete che vedrete tutto. Qua in questo canale vedrete tutto. Però ora stiamo giocando a questo gioco, Battle Clash, che è un nuovissimo gioco che è appena uscito. Non è uscito, mi sembra ieri di preciso che sia uscito. E come potete vedere è un gioco dove bisogna... è un RPG, mi sembra, RPG.
Usiamo il controller classico su Nintendo Switch. Ecco il dirigibile di legno. Strano, il dirigibile di legno. What are you waiting for? Shoot back! With what? It's a stealth ship. This is stealth? Just do something. It's always on me, ain't it? These kids don't know how easy they've got it. E vi ricordo che questa settimana stiamo preparando una cosa, ci sarà un'altra cosa che dovrete aspettare, ma vedrete. E poi arriverà la sorpresa finale, che è bellissima, e non vi dico niente. Rispondete alle domande che vi faccio sotto, perché io me le metto sempre le domande, così mi dite che... E poi se andate sui social seguite e vedrete cosa c'è. C'è altri sondaggi, altre robe varie. È passato in un portale. All right, Fred. Looks like it's just me and figures. Ecco, vi dico, questo è molto, molto, fa vedere molto il video, non fa subito giocare, ci vuole un po'. Il mano vicine, utilizzando per, ok, sì, sono un po' di... Utilizzando per seguire il potere abilità, sì, vi dice un po' le abilità come gli altri giochi. Questo c'è anche fisico come gioco. Per cui lo potrete trovare anche nei migliori negozi di videogiochi. Ecco qua, ci siamo. Ok. Ok, dobbiamo passare giù di qua. Andiamo a vedere insieme. Faccio niente, è caduto il dirigibile. Eccolo qua. Ah, siamo la ragazza noi. We fell through a portal he opened, placing us on. Then what happened? We don't know. And Garrison? Garrison fell through the portal as Monica. Garrison. I'm still losing, but I'll be fine. Then we will. Che è sparito. C'era un fortino qua. No, dovevamo passare di là. No, neanche qua. Ok, ci conviene ritornare indietro. Neanche di qua, per cui dobbiamo per forza ritornare indietro. Ok, ragazzi, sono un po' in silenzio perché sto cercando di capire un po' com'è. Dobbiamo andare giù di qua, se non sbagliamo è giù. Neanche. Sì,
forse qua. Ok, torniamo dal... Ok, adesso iniziamo la guerra contro loro. Contro della bava. No, la bava. Sta per morire, infatti lo vedete in basso a destra. Ce l'ha fatta? Sì. Musiche belle. Ah, infatti l'abilità è sotto, avete visto. No, abbiamo preso anche qualcosa. E continuiamo il nostro viaggio. Ok, qua c'è un frecciolino o qualche cosa del genere. Ok, qua stiamo andando, mi sa, al villaggio, ma questo video sarà un po' più lungo del previsto, perché qua è un gioco da capire, non possiamo fermarci in un punto, ma dobbiamo un po' andare avanti, se no è sempre la stessa cosa. Vi ricordo che questo gioco qua è, come potete vedere, Battle Clash Nigi World, e lo trovate su eShop e fisico pure. Ah, ecco, dall'alto. Tipo modalità Zelda. Allora, di là troviamo una cassettina. Proviamo ad andarci. E ci conveniva andare. E andiamo contro questo pipistrello. Un po' malandato. Difesa. Ah, infatti a lato vedete le chi tocca. Ce l'abbiamo fatta. Per adesso non è un gioco male. Non è un bruttissimo gioco. Per adesso, vediamo. Adesso non è più come prima. Aspettate, perché qua c'era qualcosa. Ok, da prendere. Un altro e poi terminiamo, perché così si può terminare. Ultimo colpo nostro. Fatto. No, non c'è nessuno di qua. Ok ragazzi, ci fermiamo qua, ci vediamo alla prossima con un altro video, ringrazio ancora chi ce l'ha inviato, e per cui sempre e soltanto Nintendo, ciao!